Buongiorno a tutti. Dove Mati? Vieni qua. Domenica 16 dicembre. In realtà voi vedrete questo vlog il giorno di Natale. Quindi buon Natale. Buon Natale. Oh, oh, oh. Direzione parrocchia. Andiamo a messa e poi dopo andremo a vedere insieme i mercatini di Natale di un paese qua vicino che si chiama Bonifai. Che cos'è quello? Un pollo. Un pollo? È una gallina. È una gallina. Questa è una gallina in mano. Guarda questa. Ciao bebe. Ciao. Non devi toccare. Mamma, guarda. Non si gioca con la bancarella di mamma. Che carina. Vai dentro Mati, vai dentro amore che sto arrivando. Grano. Fai vedere. Qua dentro. Tomacci la va a finire dove? Lì. Qua, adesso faccio il pizza, aspetta un attimo. Passati indietro, amore. Niente che mi faccia male. Vedi? Lì viene setacciata. E va a finire nei sacchi. Va a finire qua sotto. E la crusca lì. E comunque lo utilizzate anche la crusca. Sì, sì. Tu pensa i tempi come vanno, no? E i tempi di mia nonna quando si comprava la farina così dal mulino già pronta i sacchetti fusa così. La crusca la buttavano via. La buttavano via, nonna la riciclava per fare il pastone alle galline.
dettaglio che porta. Cosa stai spolverando i cammelli? Cosa mi racconti? Questa mattina è stata già bella e non vedo l'ora che arriva anche pomeriggio. Sì, vabbè, diciamo che questa mattina c'era anche poco i mercatini perché questo pomeriggio dovrebbe arrivare Babbo Natale con gli elfi. Sì, ma vabbè, ma sono figurante, lo so che non è con l'ora, non può andare anche ai mercatini. Però noi questo pomeriggio vogliamo andare su a Nuoro a vedere la fabbrica del cioccolato, sperando che non piova, che faccia un tempo decente. Anche se fuori c'è un sole. Sì, oggi effettivamente era previsto molto freddo, invece c'è un sole bellissimo, mi pare che ci siano 14 gradi e mezzo addirittura, quindi proprio baciati dal sole. Vabbè. Sai che con quel pennellino tua sorella ha pulito tutti i banchi della chiesa? Adesso noi siamo a casa dei suoceri, dei miei suoceri, dei nonni. Mangiamo tutti insieme e poi dopo che Matilde fa un po' di pisolino, c'è tutto il rossetto sbavato. Vabbè, tanto adesso me lo devo togliere. Sì, niente, dopo che Matti fa un pochino di pisolino saliremo a Nuoro a vedere la fabbrica di cioccolato. Possiamo assaggiare qualcosa? Ehi, ciao! Ciao! Oh, salute, buongiorno! Freddo? Coperta la capoccia? È una capoccia, papà! Sì. Sì. La nostra merendina di oggi, i waffle col cioccolato. È buono? Matti, vieni qua. Thank you.
finiti a cenare. Siamo finiti a cenare e a disegnare sui porta posate. Abbiamo fatto tardino, siamo andati a trovare degli amici e quindi siamo finiti a cenare qua a Nuoro, al centro commerciale, molto semplicemente. E niente, quando finiamo di mangiare poi torniamo a casina. Aiutatemi. Siamo finalmente tornati a casa. Io sono stanca morta, siamo tutti stanchi morti. Le bambine sono già ninna, abbiamo già letto la storia, stanno già facendo la nanna, anche perché domani per noi che abbiamo girato il vlog è lunedì e quindi c'è scuola. Però prima di chiudere il vlog volevo farvi vedere un pochino le cose che abbiamo preso stamattina ai mercatini e questo pomeriggio invece alla fiera del cioccolato. Vi voglio far venire un po' di acquolina in bocca. Quindi per pura beneficenza, vediamo se riesco ad aprirlo, abbiamo preso un calendario fatto da questa associazione, la Speedy Sport Onlus, che si occupa appunto di inclusione di tutte le tipologie di bambini negli sport, tutti, senza nessuna distinzione. Quindi abbiamo comprato il calendario, anche se insomma, non ce ne serviva un altro. E sempre per pura beneficenza, vediamo se riesco ad acchiappare anche l'altra, aspettate, ce la faccio. Abbiamo preso invece queste saponette fatte, ho anche il bancone macchiato, devo passare un po' di candeggino. Abbiamo preso queste saponette fatte da da dei ragazzi delle scuole medie di una terza, che hanno organizzato un po' di cosine, tra cui lotterie, appunto vendite di queste cose nelle bancarelle dei mercatini eccetera. Ne hanno organizzato veramente tante. Sono fatte con l'olio di oliva. Questa è una saponetta alla lavanda e questa è una saponetta al sandalo. Le ho prese perché erano anche carine come le hanno confezionate e quindi adesso vediamo se le teniamo noi oppure se magari includerle in qualche pacchettino per Natale per qualcuno, insomma. Poi invece per la nostra pure semplice pancia abbiamo preso al mulino che vi ho fatto vedere il pane carasau fatto con la farina di grano monococco, che è una farina antichissima che sta riprendendo piede da qualche anno. È una farina quasi grezza, quindi in teoria ha molte meno contaminazioni, ha molte meno schifezze delle farine che vengono utilizzate adesso. Abbiamo voluto provare anche la pasta fatta con la farina di grano monococco e abbiamo preso i maloretos, che hanno una cottura veramente minima rispetto a quelli che si trovano in commercio, perché questi devono cuocere solo per 5 minuti. E poi ho preso un chilo di farina appunto di grano monococco, che io utilizzo moltissimo per fare le torte semplici. Sapete le torte, quelle modello base che si usano la mattina per fare colazione? Ecco, con la farina di grano monococco vengono buonissime, veramente buone. E il pane carasau invece non l'abbiamo ancora assaggiato, quindi eravamo curiosi, stamattina l'abbiamo preso. Poi invece questo pomeriggio a Nuoro appunto abbiamo comprato, vediamo un po' se riesco a tirarle fuori perché sto facendo tutto con una mano, questo è proprio per la mandrolina, perché si chiama mandrolina in sardo, cioè la svogliatezza di andare a prendere, ok, di andare a prendere il cavalletto. Ve lo faccio vedere da qua. Praticamente questo è cioccolato fondente con granella di pistacchi e di nocciole, mi pare. Sono le nocciole, vediamo se riusciamo, ecco, sono le nocciole intinte nel miele e poi
viene colato sopra il cioccolato con quest'altra granella. Ce ne hanno fatto assaggiare un micro pezzettino, ma era squisito, quindi non abbiamo resistito e ne abbiamo preso un bel pezzettone, direi. Guardate un po', abbiamo pagato 17 euro, alla faccia della gola. E poi ho preso invece, sempre da questi, sempre dalla stessa, eccoli qua, oddio che belli che sono. Sono delle praline di cioccolato al latte e cioccolato fondente con granella di nocciole, con al tiramisù, mi pare che erano. Queste sono cioccolato fondente al cocco, questi sono i classici. E poi ce n'era anche qualche un'altra, forse ne ho preso uno al rum, non mi ricordo. Comunque sono buonissimi e sono anche grandi, cioè fate conto quanto delle polpette giganti. Poi in un'altra bancarellina invece, che mi ricordavo che l'avevamo preso anche l'anno scorso quando siamo andati a Olbia, ho voluto prendere il cioccolato fondente al peperoncino, che a Gian Giacomo era piaciuto tantissimo. Poi lui comunque ha sentito durante la cosa di mangiare solo praticamente il cioccolato fondente. Ok, e questo è... E questo è il blocco di cioccolato al peperoncino, naturalmente aromatizzato al peperoncino, tutto va bene. Poi abbiamo preso sempre da loro delle altre praline, non so se si chiamano praline, comunque queste qua, anche qua con la granella di nocciole, con queste erano aromatizzate allo zabaglione, poi ce n'era una tipo al babà, modello. Sono bellissime, sono buonissime. Ok, e poi l'ultima sbavatura, l'ultimo colpo di coda e anche l'ultimo goccio di saliva rimasto, perché ormai a forza di vedere il cioccolato oggi siamo ingrassati 600 kg solo per guardarlo. Abbiamo preso i cioccolatini da passeggio, che sono questi, sono praticamente le tavolette con gli stecchini. Questo è il mio con la granella di nocciole, cioè col croccantino. Poi c'è questo che invece è quello di Gian Giacomo, il cioccolato fondente con le nocciole intere. E poi le bambine l'hanno preso uguale e hanno voluto, tada, quello con gli M&M's. Infatti Rebecca mi ha già anticipato che domani a scuola si porterà questo per merenda. Ok ragazzi, direi che il vlog finisce qui. È ormai tardi, adesso vado a struccarmi e lavare i denti e credo che anche noi fileremo a letto di corsa. Siamo stanchi morti. Io spero che questo vlog vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia in questo giorno di Natale. Vi mandiamo un grande bacio, ve lo mando io per tutti perché gli altri sono già collassati, quindi vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao.